E vi presento subito dopo questa clip uno dei miei scrittori preferiti, si chiama Eshkol Nevo, è israeliano e in questo momento è in arrivo il film di Nanni Moretti, Tre piani, tratto da uno dei suoi libri, quindi vediamo la clip e poi parliamo con lo scrittore qui al posto di Jane, si siederà lui. Grazie Jane. Grazie a te. A quel punto mi hanno fatto alzare, mi hanno costretto a seguirli, mi hanno messo un cappuccio in testa e poi mi hanno spinto, strattonato direi, verso le scale. Sono anche inciampato. Siamo saliti su e sentivo che bisbigliavano. Esce domani appunto il film di Nanni Moretti, lo scrittore dal quale trae ispirazione questa storia è qui con noi, Eshkol Nevo. Benvenuto. Grazie per essere con noi, perché poi i suoi libri parlano di amori, prego, prego. Amori, rapporti familiari, tanta psicanalisi, no? Essendo tu figlio di psicologi, giusto? Yes, I am the child of two psychologists. Sono figlio di due psicologi, quindi tanta empatia dentro casa nostra. And of course the interest in relationship. Mi interessano molto le relazioni umane, che cosa succede fra le persone. E vengono raccontate, ripeto, molto bene nei suoi libri, questo ultimo a Tre piani, mi permetto di dare una spiegazione, diciamo, semplice per capirci. I tre piani sono i tre gradi della personalità, diciamo, raccontati da Freud. Il primo piano è l'ES, che è il piano dell'inconscio, il secondo piano è l'io, che è la coscienza, è la razionalità, è quello che siamo, e il superio, diciamo, è quella parte appunto giudicante che ti fa delle volte, no, capita a tutti noi di sentire una vocina che ci dice no, questa cosa non la puoi fare, no? Questo bicchiere di vino non lo bere, tanto per tornare a quello di cui stavamo parlando prima. Ecco, e ognuno di questi stadi è raccontato appunto in questi piani, poi sarà raccontato nel film di Moretti. E, a te personalmente quale piano senti di appartenere di più? Al piano dell'inconscio, a quello dell'io o a quello del superiore giudicante? Secondo me c'è sempre una lotta, c'è sempre un conflitto. Per me la cosa interessante è che c'è sempre un conflitto fra l'id, l'ego e il superio. Io li vivo sempre su tutti e tre i piani, tutti noi li viviamo tutti e tre insieme, e a me interessano i conflitti, mi interessa l'idea che ogni momento, anche in questo momento, guardi, in questo studio c'è un conflitto fra i vari livelli della nostra mente. Ah sì? Che cosa sta succedendo? Chi sta vincendo in questo conflitto? È sempre un conflitto. Il film di Moretti l'hai visto? Ti è piaciuto? Of course, ma naturalmente, l'ho visto già tre volte e mi piace moltissimo. È molto molto sorprendente, visto che siamo sulla psicologia. È come se uno fa un sogno, lo scrittore ha un sogno e questo è il suo romanzo, e improvvisamente te lo vedi reale. È un film sullo schermo a Roma con attori e attrici italiani, quindi la sensazione è di camminare in un sogno, è molto strano e anche molto gratificante. Quindi qui è l'inconscio, diciamo, che ha avuto la sua massima espansione gioiosa, no? Perché è quello che non ci aspettavamo. E, ritornando al tema del conflitto, perché nei tuoi libri ci sono, sono molto ben raccontati le interconnessioni sentimentali e anche molto le fragilità maschili. E noi, diciamo, qui in questo studio, io parlo spesso di quanto ci piacciono gli uomini fragili, perché poi degli uomini, diciamo, di questa mascolinità tossica non ne possiamo più, ecco. È quello l'uomo del futuro? L'uomo che è capace di fare i conti con la propria fragilità?
Beh, forse è il futuro della discussione in merito ai rapporti umani, perché adesso siamo nel bel mezzo di una rivoluzione, sembra a me, quindi i rapporti fra uomini e donne sono rivoluzionati, c'è il movimento Me Too, io sono papà di due ragazze. La cosa mi fa molto piacere, ma forse il futuro sarà riconoscere la fragilità di entrambi i sessi dentro un rapporto. Quindi non so se parliamo del futuro dell'uomo, ma della conversazione fra uomo e donna. Ecco, tu tenevi una rubrica su un settimanale, in una di queste rubriche avevi scritto: il punto di partenza della scrittura è sempre stato fame, dolore e inquietudine, ma vale anche per la vita. Cioè, se non hai un po' sofferto, tutto sommato non puoi neanche godere delle cose belle che arrivano? Beh, io penso che in questi ultimi due anni, con la pandemia, abbiamo imparato veramente ad apprezzare le cose semplici della vita, il rapporto di intimità con amici, parenti, conoscenti. Adesso sono in Italia dopo un'interruzione di tre anni, sono tre anni che non vedo il paese che preferisco al mondo al di fuori del mio paese, Israele. Il paese che preferisci al mondo, perché? Perché è la mia seconda patria letteraria, perché i miei libri sono molto apprezzati dalle lettrici e dagli lettori, quindi restituisco contraccambio il loro amore. Ci ho vissuto a lungo anche in Italia, adoro Roma, mi è mancata tantissimo. Credo che la pandemia ci abbia insegnato ad apprezzare le cose semplici, giorno per giorno, camminare per strada e conversare con lei direttamente senza Zoom di mezzo. Questi sono i mattoncini della felicità. E tutto questo è avvenuto però anche il contrario, cioè sappiamo che sono aumentate le denunce di violenza domestica durante la pandemia, quindi diciamo l'isolamento rompe degli schemi e però ha comportato anche tanta incapacità di essere con se stessi. Ma per me personalmente è stata una grande sfida, è stato un periodo molto impegnativo, ma stranamente è anche un periodo di grande ispirazione, perché ovviamente ero in lockdown anche in Israele, ce ne abbiamo avuti tre, e dovevo usare la fantasia, l'immaginazione, perché non succedeva niente nella vita reale, quindi ho cominciato a inventare storie, a innamorarmi di nuovo del raccontare storie, e ho concluso la pandemia con un nuovo romanzo, ora pubblicato soltanto in ebraico, in italiano l'anno prossimo, per cui sotto il profilo della creatività per me è stato molto fecondo questo periodo. Mi fa piacere che possiamo vedere l'orizzonte, la luce in fondo al tunnel, perché sul piano personale mi manca la mia vita normale, altro che... Quindi tu ti definiresti un ottimista come attitudine? Sono accusato di essere ottimista, molto spesso. Mi capita di continuo, penso che... Abbiamo cominciato con la canzone di Bruce Springsteen. Ci hanno detto Hello, che Sunshine. L'ascoltavi, che era una canzone che ti piaceva. Yeah. E lo Sunshine è Buongiorno Sole, insomma, Buongiorno Splendore. La cosa bella di questa canzone in modo particolare è che Springsteen dice: io posso apprezzare il sole perché ho attraversato la pioggia, so che cosa significa essere triste, depresso, giù di morale, nel lockdown, e adesso posso apprezzare il sole. Quindi io sono ottimista perché conosco anche l'altra faccia, l'altro lato. Che è un po' quello che noi ripetiamo anche qui spesso in questo studio, che nella vita l'importante non è tanto andare dritti, ma sapersi rialzare se si cade, no? L'ultima domanda, tornando ai tre piani, questo superio giudicante che forse ognuno di noi ha avuto nella vita, no? L'idea che c'è sempre una voce dentro di te che ti dice fai questo, non fare quest'altro, non può essere anche molto limitante? Come riusciamo a essere realmente autentici senza avere il peso di qualcuno che ci impone qualcosa che è appunto il superio?
Mentre scrivevo questo libro, Tre piani, a volte ho provato per i miei personaggi il desiderio non fare questo, non andare lì, però a volte bisogna fare errori nella vita, no? Bisogna fare gli errori giusti nella vita, secondo me nella vita è importante fare la cosa sbagliata, che può condurci a cose anche molto interessanti. Quindi disobbedire anche a questo pensiero critico talvolta ci fa evolvere. Grazie davvero Escolnevo per essere stati con noi. Tre piani, c'è anche La simmetria dei desideri, che è un altro bellissimo romanzo. Israele, state facendo la terza dose adesso? Vaccino? You have again? No, dico, state facendo la terza dose di vaccino? In Israele? Sì, certo. Io sono vaccinato tre volte, mi sento proprio molto sicuro, una corazza. C'ho il richiamo. Giovanissimo poi, perché... Ecco, io mi sento sicurissimo adesso. Però forse non hai mai visto una cosa che facciamo vedere ora ai nostri telespettatori, con il nostro Francesco Gasparri, ci colleghiamo con l'Università di Ferrara. Pensate tutti, loro stanno studiando il modo di riconoscere dal colpo di tosse se è Covid o sua influenza. Incredibile ma vero. Vai Francesco, grazie a Escolnevo.